Whew, that's what happens when you mix C4 with a bean burrito. Torniamo ancora una volta sulla seconda console di casa Sony, il monolite nero, PlayStation 2. Un titolo sviluppato dalla VanillaWare, pubblicato da Atlus e Square Enix, dipende dai territori regionali, uscito nel, tra il 2007 e il 2008. Odin Sphere Parlando della trama, cerco di essere un po' sintetico. C'è una pace che c'è tra le nazioni di Aerion, ma purtroppo è in bilico. I re e regine di vari territori non fanno altro che punzecchiarsi, potrei dire. E qualcuno aspetta magari la debolezza dell'altro regno o viceversa. Non appena il regno di Valentine viene distrutto da un terribile artefatto che ha un potere veramente strano, si scatena una guerra tra le fate dei Ringfold e Guerrieri di Ragnanival in particolare ma vi dico solo che questo gioco cerca di farvi vivere un'avventura vera e propria molto alla giapponese passando per il primo aspetto tecnico che vi devo dire allora considerando che è un titolo del 2007 siamo in un periodo in cui PlayStation 2 è stata iper sfruttata ormai nessuno eh, non conosce i segreti di questa mitica console nera e devo essere sincero, abbiamo ambientazioni fatte in 3D sì, ma con degli elementi bidimensionali che li fanno sembrare tutti oggetti in 2D e non solo, ma anche i personaggi disegnati in uno stile 2D molto anime che sono ottimamente animati. Anche addirittura con la tecnica simil passo 1 che ricorda tantissimo quello dei fumetti, e questa è una cosa molto gradita, soprattutto per gli appassionati di grafiche 2D. Io devo dire che ancora oggi è uno dei giochi graficamente più belli mai usciti su una PlayStation 2, e ancora oggi può impensierire le console più recenti. Lato sonoro. Abbiamo una grandissima quantità di effetti sonori, tutti quanti ben orchestrati, ben implementati, ovviamente, come la tradizione delle console più moderne. Poi abbiamo una grande quantità di musiche di sottofondo che credo che siano una più bella dell'altra, perché sono un misto tra il magico e l'epico e lo stile fantasy che ricorda un po' il Signore degli Anelli e anche un pochettino la storia fantastica. Insomma, un audio che è fatto veramente con maestria. Il gioco è tutto doppiato in lingua inglese o anche in lingua giapponese, dipende dai territori regionali che vi capitano. Eccoci alla modalità di gioco. Come avete potuto vedere, questo titolo qua Odin Sphere è un RPG giapponese, ma con meccaniche da combattimento da platform. Ecco se avete giocato a giochi un po' tipo Kingdom Hearts, per farvi un esempio, prende un po' quello stile. Praticamente noi non abbiamo un personaggio, ma cinque personaggi che hanno cinque storie diverse. Dipende dal tipo di protagonista che avrete a disposizione. Ognuno ha una propria storia, una propria ricorrenza nel gioco. In ogni episodio succede che magari uno di questi personaggi è l'antagonista dell'altro o il contrario. Ognuno di essi ha una propria arma, una sorta di psilite, che contiene un cristallo che è in grado di assorbire la forza chiamata Fozoni, in pratica un'energia rilasciata dai personaggi che muoiono. E ovviamente quando la raccogliamo possiamo utilizzarlo come elemento base per le magie, per migliorare i nostri personaggi e anche addirittura per elementi curativi e alchemici. Gli altri oggetti che possiamo magari raccogliere durante il gioco possono essere anche addirittura combinati tra loro per creare alla fine di ogni schermata una particolare ricompensa. E tutta questa storia di far evolvere i personaggi è alquanto complicata da action RPG, lo ammetto, però aggiunge qualcosa di diverso che non è male, tutto sommato. A me. Mi è piaciuta perché tenete conto che qua il sistema di combattimento è in tempo reale, non è a turni, grazie al cielo. E ogni volta che utilizzeremo gli attacchi si consuma la barra dell'energia, quindi tenetelo molto presente, questa cosa. Poi sono presenti diversi stati del nostro personaggio, come stanchezza, confusione, infiammazione, congelamento e avvelenamento. E ovviamente dovete avere le giuste pozioni per cercare di guarire il vostro personaggio per renderlo sempre efficiente e soprattutto per cercare di migliorarlo sempre di più perché ogni volta che sconfiggerete i nemici raccoglierete più energia possibile aumenterete sempre più di potenza e migliorerete sempre di più equipaggi che possiamo avere durante il gioco possiamo averne di ogni tipo che possono essere in anelli pendagli cinture o pietre ognuna delle caratteristiche variabili un gioco che sa essere molto lungo molto vario e soprattutto interessantissimo. Se volete recuperarlo, c'è per tutti i territori regionali, quindi non avete scuse per evitarlo, solo che da noi è arrivato un pochino in ritardo. È arrivato nel 2008, quando ormai la PlayStation 2 era quasi del tutto morta e sepolta. Ti spiego, tra il 2007 e il 2008 ormai tutti volevano una PlayStation 3, che sì, era già invenita da un anno, però... Tanti avevano ancora la PlayStation 2 a casa, però non volevano più comprare giochi PS2 ormai nel 2008. Però, se volete recuperarlo per PS2 c'è, non ha venduto, ma ne hanno venduti, se no, c'è da scaricare per il PlayStation Network. Ma esiste anche addirittura un remake che ha migliorato tante cose del gioco e ha aggiunto nuove novità interessanti. Che si chiama Odin Sphere Live Trasir, che è uscito per PS3, PS4 e PlayStation Vita. Tenete conto che c'è anche una piccola curiosità: questo gioco è considerato l'erede spirituale di Princess Krohn, che era uscito su Saturn nel 97.